Una lettera di Papa Francesco al mondo, la gioia dell'amore, sull'amore in famiglia. Una lunga lettera d'amore del Pontefice che ha comportato oltre 2 anni di lavoro e che ha avuto inizio ascoltando i fedeli nel mondo, a cui ha fatto seguito un incontro dei vescovi a Roma per discuterne. Papa Francesco ha ascoltato e ha formulato la sua risposta. L'amore e la famiglia sono per il Pontefice una vocazione gioiosa. La gioia dell'amore offre speranza e incoraggiamento. Papa Francesco è anche consapevole delle difficoltà e desidera dire a tutti che la Chiesa è al loro fianco, pronta ad offrire guarigione e speranza. Papa Francesco pone l'accento sulla comprensione, la compassione e sulla misericordia. Il Santo Padre ha visto la sofferenza della gente, conosce i problemi e le sfide che le famiglie devono affrontare, mancanza di lavoro, sentimenti di ostilità verso una vita nuova, violenza e droga, migrazioni. È una lista lunga. Ma ancora più lungo è l'elenco di forze positive in aiuto della famiglia che Papa Francesco enumera. Virtù come la pazienza, la generosità e la speranza, la fedeltà, il perdono e la forza spirituale di fronte alle avversità. La gioia dell'amore ritrae la ricca e profonda realtà delle esperienze quotidiane della vita familiare, offrendo idee per aiutare i coniugi nelle difficoltà, accompagnandoli con empatia quando non ce la fanno. Il Papa dice sì all'educazione sessuale in un'epoca in cui la sessualità viene banalizzata. Papa Francesco rivolge un pensiero particolare ai sacerdoti e a quanti operano nell'ambito della famiglia, ricordando loro che ogni situazione è unica e che essi devono ascoltare, non solo con le orecchie, ma con il cuore. Nelle situazioni difficili o irregolari, i ministri della Chiesa devono saper discernere, accompagnare e integrare, non condannare, ma aiutare tutti a partecipare alla vita della Chiesa. La luce di Dio risplende sempre oltre le tenebre. La sua tenera misericordia è per tutti.